Ciao ragazze, nuovo video haul più outfit. È un po' che faccio più un outfit, oggi volevo condividerlo con voi perché è carino e indosso un vestitino del pacchetto di materiale, quindi ci tenevo a condividerlo con voi. E mi sono usciti questi capelli pazzi oggi, tutti cioloni. E a proposito di capelli, c'è veramente un sacco di schieramento, chi a favore, chi contro i capelli ricci. Mia sorella è contro. Odio, amino, voglio tutti sapere come escono questi capelli, quindi è un dilemma, una cosa strana. E sì, lo faccio sempre con il solito ferro dei cinesi, che è insostituibile ormai. E oggi l'ho fatto perché devo andare al ristorante giapponese, quindi non avevo voglia di salire a lavarli e lisciarli, se poi magari c'era qualche puzza di fritto che mi rifaceva puzzarlo, ho detto li laverò stasera, quindi sono così. L'outfit è molto carino e poi volevo farvi vedere anche un acquisto. Scusate se mi tocco i capelli, ma quando sono tanti giorni che non faccio un video, appena ricomincio a farlo, mi sembra strano. L'acquisto che lo farò vedere è un cappottino che devo ancora guardare, cioè lo guardo per prima con voi, che ho comprato giovedì mattina da una ragazza, sapete quelle vendite che si fanno tramite Facebook, e mi aveva colpito perché era rosa, quindi ero innamorata, diciamo, del fatto che fosse rosa. Siccome non avevo un cappottino rosa e quando erano usciti un paio d'anni fa, da Bershka eccetera, l'avevo comprato color latte menta, ma rosa non avevo fatto la taglia in estate, hanno trovato 10 euro, decido di prendere, molto buono, mi piace a me, questa rosa, che non è un rosa neanche troppo esagerato, con i bottoncini sulle maniche, molto carino, e ci sta, ed è molto buon tono, vedete, tre quarti, proprio il cappotto perfetto per me, spero solo di starci dentro perché è una S, speriamo. L'outfit invece, allora, capello mosso, molto semplice, non è semplice, però abbastanza scivolevole, come si può dire. La borsa, buon tono anche, con un'impronta vintage, cioè borsa di Stradivarius, Camel. Orecchini questi qua di Stradivarius, anche questi, che avevo preso appunto con i saldi invernali, che sono belli, bello, sono molto carini. Il rossetto di Sien, che sto rivoltando questi rossetti di Sien. Col senno di poi, a forza di provare a utilizzarli, ve ne avevo parlato lì, però sono abbastanza carini. Questo poi è una specie di rosso scuro che richiama un po' il vestito, quindi ho voluto metterlo. Devo andare alla ricerca di rossetti matte scuri. Capello mosso poi, allora, molto semplicemente indosso questo cappottino che arriva da una Facebook, tutto così tipo damascato, in tessuto damascato, è molto bello e adoro il taglio bon ton lineare semplice del cappottino. L'ho usato questo inverno quando nevicava con i jeans, una berrettina per renderlo più sprint, e oggi è molto molto bon ton perché richiama comunque i toni del vestito. Il vestito secondo me è il pezzo forte dell'outfit e mi piace tantissimo. Un vestito fatto a tunica si può semplicemente un body di pezzo per insomma un po' freddo, e adoro le maniche di questo vestito, vedete? Così ho preso il pacchetto di 4 euro, poi l'ho portato con un taglietto di essere così picciolo di fondo nero, ma tutti questi bellissimi fiori mi sembra tipo un bravo knife, perché se non ci sono i fiori molto grandi, datemela per buona, bellissimo anche il fondo nero, poi ha tantissimi colori che calcolo con il burro sopra, poi ha un po' di mattone, un po' di blu, un po' di verde e un po' di nero, e le calze praticamente sono nel negozio dove lavorava mia sorella, fatti così, molto semplici. E le scarpe invece, queste qua nuove di Bershka, che avevo preso, è la prima volta che le metto, mi sa, le avevo solo provate, e sono molto carine, sono color cipria, richiamano un sacco il vestito, vedete, e poi hanno questa cosa qui che mi piace molto, questa, insomma, questa curva, queste curve sul lato del piede, il tacco bello alto, e la scarpa è molto molto bella, e cisti, festeggiate pure da questa scena. L'outfit insieme mi piace molto, ecco, vedete bene la trama del vestito. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo il prossimo, è un outfit per andare a mangiare sushi, quindi non è un outfit per fare chissà che cosa. Ciao!